Allora, eccoci qui e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di una sezione di elementi concentrati che riguarda il profilo a goccia non simmetrico. Questa è una trattazione più a livello dal punto di vista di strutture aeronautiche, infatti questa la possiamo schematizzare come l'ala di un velivolo, la cui ovviamente sezione è questa qui, e di cui vogliamo adesso calcolare, come abbiamo fatto per l'esercizio della struttura della sezione AC, i flussi derivanti al taglio RB all'incastro, dovuti al momento torcente e anche i contributi delle sigma, quindi degli sforzi normali dovuti al momento flettente. A questo punto iniziamo subito il nostro esercizio, che sarà leggermente un pochino più lungo perché appunto il profilo non è simmetrico, dovremmo praticamente un pochino calcolare tutto di questa sezione. E la prima cosa che dobbiamo calcolare è sicuramente la posizione del baricentro. Allora, la posizione del baricentro l'abbiamo capito nello scorso esercizio, si può calcolare come ad esempio xg, come sy totale, quindi il momento statico rispetto all'asse y diviso l'area totale. Vi ricordo che la nostra struttura è lunga. La lunghezza L12 è di 400 mm, mentre la lunghezza L32, praticamente questa qui, è praticamente di 200 mm. Quindi, e le aree sono tutte uguali a 10 alla terza millimetri al quadrato. Quindi detto questo, possiamo già calcolare l'SY totale. Vediamo quale di queste aree contribuisce al momento statico rispetto a Y. Troviamo che l'area 1 praticamente non contribuisce al momento statico perché coincide proprio con l'asse Y, quindi si trova sull'asse Y, quindi avremo semplicemente l'SY 3 più l'SY 2, che potremmo scrivere praticamente come area 3 per la distanza che la soletta 3 ha dall'asse Y, e quindi è la lunghezza L2, possiamo scrivere 400 mm, più l'area A con 2 per la distanza, quindi la stessa distanza, 400 mm, ed è uguale a 8 per 10 alla quinta millimetri al cubo. A questo punto XG, se facciamo i calcoli, risulterà essere pari a 266,7 mm. Alla stessa maniera possiamo calcolare YG, quindi sfruttando i momenti statici, questa volta sarà SX totale diviso area totale. Saltiamo questo conto, tanto alla fine sono semplici, questa parte qui è semplicemente pura applicazione di geometria delle masse, se vogliamo, e per cui troviamo che YG è uguale a 66,7 mm. Entrando nella parte principale del nostro esercizio, ecco quindi il nostro profilo a goccia, che possiamo quindi dividerlo in due, diciamo, sottostrutture. La prima struttura, sconnettendo ad esempio l'anima 2-3, è dove troviamo i flussi QIB, perché vi ricordo sempre che i flussi in queste sezioni si calcolano come un flusso dovuto alla struttura aperta, che chiamiamo QB, più un flusso dovuto alla struttura chiusa, che sono i flussi derivanti dal momento torcente. In questo caso abbiamo dunque la parte dei flussi della sezione aperta e la parte dei flussi della sezione chiusa con QS0. Indichiamo con S la scissa da cui praticamente orientiamo questi flussi, quindi l'origine della nostra scissa curvilinea S è questa qui che vedete qui sopra. Abbiamo qui già posizionato il baricentro all'interno della nostra struttura a goccia. Non ci resta altro che andare a calcolare gli altri elementi che ci servono, ovvero, visto che in questo caso la nostra struttura è non simmetrica, avremo da calcolare questi contributi. Quindi avremo da calcolare questo contributo qui, ricordando sempre che SY sarebbe la nostra, in questo caso RB, e che ovviamente nelle formule, se recuperate un momentino il video precedente a questo, trovate la spiegazione anche di queste formule. In queste formule viene riportata anche un SX, che è il taglio che agisce lungo l'asse dell'X, ma in questo caso il taglio che agisce lungo l'asse dell'X è 0, perché non vi è alcuna forza di taglio agente appunto lungo quest'asse. Quindi dobbiamo valutare questi due tipi di contributi. Ovviamente questo contributo qua va moltiplicato per la sommatoria delle aree, delle solette, per la distanza che hanno queste solette dal baricentro vista su X, mentre questa va moltiplicata per la sommatoria di tutte le aree per la distanza che le solette hanno dal baricentro vista quindi su Y.
Vi ricordo sempre che XY sarà il momento erocentrifugo rispetto al baricentro, che XX e YY sono i momenti di inerzia invece rispetto agli assi baricentrici rispettivamente XG e YG. Adesso vedremo come calcolare praticamente questi momenti molto velocemente. Allora, partiamo dal momento di inerzia I con XX. Questo sarà dato ovviamente dal momento di inerzia della soletta 1 più il momento di inerzia della soletta 2 più il momento di inerzia della soletta 3 rispetto all'asse XG. Guardiamo ad esempio IXX1, quindi della soletta 1. Questo sarà dato sempre per il fatto che questa si tratta di una struttura di elementi concentrati in cui lo spessore è molto molto piccolo rispetto alle sezioni. Diciamo alle lunghezze geometriche della sezione, pertanto la prima parte che usiamo nel teorema di Augersteiner quando facciamo il momento di inerzia rispetto all'asse baricentrico, quella non c'è più perché non c'è più lo spessore, quindi quella parte è praticamente irrisoria, ininfluente. Quello che ci serve è solo il momento di trasporto, ovvero quello dato dall'area 1 per la distanza che quest'area ha dall'asse XG moltiplicata al quadrato. Quest'area, questa distanza sarà questa qui, vedete che praticamente sarà la nostra YG, però è dalla parte negativa delle Y e quindi possiamo dire meno YG al quadrato. Ovviamente mettendoci il quadrato tutto questo contributo sarà positivo e avremmo che questo è pari a 4,45 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Lo stesso valore lo si può calcolare, quindi è identico per la soletta 2, perché anche la soletta 2 avrà la stessa area e la stessa distanza da XG, quindi questo è uguale anche a XX2. Andiamo a vedere IXX3, sarà l'area 3 per la distanza che la soletta 3 ha dal baricentro, quindi la soletta 3 sarà vista, questa distanza qui possiamo chiamare D, dall'asse XG che anche asse neutro, ricordiamo che sarà anche il nostro asse neutro perché è l'asse di minima inerzia orizzontale, ovviamente. A questo punto, quella distanza D sarà data da 200 mm, che è la lunghezza 3,2, meno YG elevato al quadrato. E questo, insomma, momento di inerzia è circa pari a 17,7 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Se sommiamo tutti questi valori, otteniamo un momento di inerzia rispetto all'asse XG di questa struttura a goccia di 26,7 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Con analogo ragionamento, ma facendo ovviamente opportune modifiche, quindi si può calcolare il momento di inerzia rispetto all'asse IYY. Quindi non saranno più le distanze prese su y, ma saranno le distanze prese su x. Ad esempio, XX1 avrà questa distanza qua dall'asse YG, 2 invece avrà questa distanza qui, 3 avrà la stessa distanza di 2. Quindi in parole povere possiamo già dare il valore di YY, senza perderci nei calcoli. Per cui questo valore si attesta a essere 106,6 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Invece andiamoci a calcolare il momento centrifugo della nostra sezione. Come sempre possiamo suddividere questo momento centrifugo totale rispetto agli assi baricentrici come la somma dei momenti centrifughi delle varie solette. Quindi partiamo da IXY1 che sarà dunque uguale all'area 1 per la distanza lungo x dell'area 1 dal baricentro e sarà questa distanza qui, vedete? Quindi praticamente la nostra XG, ma si trova dalla parte negativa delle x guardando il baricentro, vedete? Sta da questa parte, quindi sarà meno XG che moltiplica la distanza da y che sarà appunto YG, ma si trova dalla parte negativa delle Y guardando il baricentro e quindi sarà meno YG. Otterremo un XY1 che io chiamerò semplicemente XY1 perché vado molto facile nella pronuncia e non imbroglio diciamo notazioni e sarà quindi uguale a 17,7 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Questo
Alla stessa maniera, questo risultato può essere trovato per il momento scientifico XY3, perché sarà uguale all'area 3 per la distanza che la soletta 3 ha dall'asse X, che quindi sarà tutta questa distanza, quindi la lunghezza L12 meno XG, quindi 400, possiamo scrivere qua, 400 meno XG, per la distanza invece lungo Y della soletta 3. Sarà questa ed è praticamente pari a 200, quindi la lunghezza L32 meno YG. Quindi ce lo possiamo scrivere qui, 200 meno YG. Questo valore, se proprio fate i conti, è proprio uguale a 17,7 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Possiamo calcolare quindi poi il momento scientifico XY2, che sarà uguale all'area 2 per la distanza che è a lungo x, che è praticamente la stessa che c'ha 3, quindi possiamo dire 400 meno xg per meno yg, perché ha questa 2, scusate, ha questa distanza qui dal baricentro, che è la distanza negativa delle y guardando il baricentro, quindi meno yg. E il risultato finale è di meno 8,9 per 10 alla sesta millimetri alla quarta. Fatto quindi questi momenti centrifughi, possiamo passare a calcolare i flussi, ricordando che utilizzeremo questa equilibrio, diciamo, flussi, per cui il flusso Q1,2 si può scrivere come la somma appunto di Q1,2b più QS0, che è praticamente la definizione di flusso nella sezione che vi ho dato prima. Poi abbiamo che il flusso Q3,1 si può scrivere come Q3,1b più QS0, mentre visto che abbiamo sconnesso la nostra sezione proprio nell'anima 2,3, allora il flusso Q2,3 sarà uguale a QS0, cioè al flusso generato dal momento torcente, e andremo a vedere se esiste o meno un flusso del genere. Quindi a questo punto passiamo a calcolare Q12b, quindi i flussi QIB. Allora, per questi flussi calcoliamo il flusso, partiamo da Q31b, visto che la nostra scissa parte da 31, dall'anima 31, quindi Q31b sarà dato da questa formuletta, per cui al posto della sommatoria qua possiamo mettere l'area 3 della soletta 3, area 3, per la distanza che la soletta 3 ha dall'asse x rispetto al baricentro, quindi sarebbe questa distanza qua, che sarà 400 meno xg, meno questa parte qui, la cui ancora sommatoria qui sarà uguale all'area 3 per la distanza che 3 ha da y, che praticamente sarà 200 meno yg, 200 mm ovviamente meno yg. Ora, attenzione, SY è un taglio, come vediamo dal grafico, negativo RB, vedete, nella sezione di incastro e lungo tutta la trave il taglio è negativo, quindi SY ha preso con il segno meno. Quindi questo flusso uscirà pari a 25 newton su millimetro quadrato positivo. Lo stesso flusso è calcolabile anche per Q12B allo stesso valore di Q31B. Possiamo dire che Q12b in generale è dato da Q31b più tutta questa ambaradam, dove al posto di ovviamente area 3 figurerà l'area, quindi tratteggiato vuol dire che saranno sempre le stesse frazioni, solo che avremo ad esempio area 1 per la distanza che 1 ha da x, e praticamente sarà meno xg, e quindi la possiamo scrivere qui. Poi più tutta l'altra frazione per area 1 per la distanza che la soletta 1 ha da y, che sarà meno yg. A questo punto, ricordando sempre che se y è un valore negativo perché il taglio è negativo, stando attenti sempre ai segni, otterremo praticamente questo flusso è 25 newton su millimetro. Detto questo, oh, non millimetro quadro, attenzione, 25 newton su millimetro qui. Detto questo, ci siamo calcolati dunque i flussi QIB, cioè i flussi dovuti alla sezione aperta, cioè quella che abbiamo ottenuto sconnettendo l'anima 2,3.
A questo punto possiamo andare a calcolare il QS0 imponendo l'equilibrio ai momenti e scegliendo come polo il polo 1 in modo tale che si vadano ad annullare i contributi che danno il momento sia la forza RB e sia i flussi Q3-1 e Q1-2. Quindi se facciamo così otterremo come momento esterno, il momento esterno sarà dato da SY per una certa xi. Ma questa xi coincide proprio con il punto 1 e quindi il momento esterno in generale sarà uguale a 0. L'unico flusso dunque, guardando la sezione questa qui, l'unico, quindi Q3 1 e Q1 2 non danno momento rispetto a 1. L'unico flusso quindi praticamente che dà momento rispetto a 1 è Q2 3 che gira in senso antiorario, che per noi supporremo il senso antiorario positivo. Quindi avremo che il momento interno è praticamente Q2 3. Per che cosa? Un'area, e sarà data dal doppio dell'area di questa semicirconferenza più il doppio dell'area di raggio vettore, fra virgolette. Se immaginiamo che qui abbiamo la circonferenza e questa circonferenza spazia un raggio vettore che posso mettere ad esempio sulla ipotetica congiungente 3,2 per non destare confusione, ovviamente avremo una cosa del genere. Quindi il famoso triangolino per cui qui avremmo la lunghezza DS, quindi possiamo farlo semplicemente un momento qui. Sappiamo che l'area di una circonferenza si calcola come pi greco R al quadrato. La stiamo calcolando la semicirconferenza, quindi sarà pi greco R al quadrato mezzi, ricordando che il raggio sarebbe la metà di 200. Se prendiamo questo, ovviamente lo dobbiamo moltiplicare per 2. A questo va sommata l'area spazzata da questo raggio vettore, quindi da quest'altro pezzettino qui, che sarà ovviamente l'integrale da 0 a L3,2, che poi sarebbe 0 L3,2 è la lunghezza 200 mm, di questo triangolino interno, possiamo dire, che ha altezza 1,2, quindi 400, per ds diviso 2. Ovviamente, quando svolgiamo l'integrale verrà 400 per 300 diviso 2, con questo 2 moltiplicato fuori. Questo non è nient'altro che due volte l'area di Bred, cioè l'area racchiusa dalla linea media. E quindi qua possiamo mettere due volte area di Bred, che è circa 11.000 mm al quadrato. Ovviamente, quando facciamo MI uguale a MI, cioè imponiamo l'equilibrio ai momenti, diciamo che il momento esterno deve essere uguale al momento interno, andiamo a vedere che ovviamente Q2,3 è uguale a QS0 e pertanto QS0 risulterà pari a 0 newton su millimetro, proprio perché ovviamente sarà QS0 per 2AB uguale a 0, e praticamente QS0 qui nella sezione aperta non abbiamo contributi come ci aspettavamo al momento torcente, ma li troviamo nella sezione chiusa. Quindi a questo punto possiamo, ecco qui, schematizzare così i nostri flussi, 25 newton sul millimetro, 25 newton sul millimetro, e fare il nostro famoso check. Allora, il nostro check si fa, ricordiamo, come la sommatoria delle forze lungo l'asse x deve essere uguale a 0. Lungo l'asse delle x, se scompioniamo questa forza, avremo una forza che va verso il basso e una forza che va verso sinistra. Ovviamente, considerando questo angolino molto piccolo, tale da poterlo anche trascurare, in definitiva la Q3-1x la possiamo intendere circa uguale alla Q3-1. Quindi Q3-1x proiettata su 1,2 sarà Q3-1x per la lunghezza L1,2. Va nel verso opposto, quindi verso sinistra, quindi meno, considerando l'asse positivo, le x da questa parte, questo invece è positivo per le y. Poi abbiamo questa forza qua, che è Q1,2 per L1,2. Ovviamente, qua saranno due forze uguali e contrarie, quindi questa sarà uguale a 0. Quindi poi andiamo a vedere la sommatoria invece lungo l'asse delle y deve essere uguale al nostro taglio, e avremmo questa forza qua che è diretta verso il basso, che possiamo dire meno Q3-1y paragonabile a Q3-1. Per la lunghezza quale? La lunghezza la proiettiamo sulla lunghezza L3,2, quindi per L3,2.
deve essere uguale a meno 5.000 newton, perché vi ricordo che il taglio è negativo. A questo punto posso cambiare anche i segni e ottenere che appunto Q31Y per L32 deve essere 5.000 newton. Considerando che Q31Y è 25 newton su millimetro ed L32 è 200 mm, il conto è presto fatto e quindi il check è verificato in ambo i casi. Quindi vuol dire che i flussi sia in modulo che in orientazione sono praticamente esatti. Andiamo a vedere adesso il centro di taglio per andare a calcolare così i flussi derivanti al momento torcente nella sezione ovviamente chiusa. Ipotizziamo dunque di mettere la nostra forza che passa all'interno del centro di taglio che si trova ad una distanza xi dall'asse yg. A questo punto, supponiamo sempre che sia 1 il nostro polo dove andare a valutare tutti i nostri momenti, possiamo già un momento scrivere che meno. Questo momento qui dato da SY sarà orario e quindi sarà negativo per nostra convenzione, quindi sarà meno SY per xi più xg deve essere uguale al momento dato dall'unica forza che può dare, l'unico flusso che può dare momento rispetto al polo 1 che è Q23 e quindi sarà un momento positivo e quindi sarà Q23 per l'area di Bred, due volte l'area di Bred. Ricordiamo sempre che Q23 sarà QS0. A questo punto, però, quando mettiamo il nostro taglio nel centro di taglio, dobbiamo imporre che l'angolo di torsione unitaria, dθ su dz, che si scrive anche come 1 su 2a per g per lo spessore t dell'integrale sulla circolazione dei flussi in ds, deve essere uguale a 0. Questo ovviamente se ci portiamo tutto questo numeratore a destra scomparirà perché viene moltiplicato per 0, quindi possiamo dire che la circolazione dei flussi ds si può scrivere come somma di QB, quindi circolazione dei flussi QB, più la circolazione dei flussi QS0 in ds, che ovviamente deve essere uguale a 0. A questo punto QS0 è una costante perché all'interno di una sezione chiusa i flussi si mantengono costanti proprio per definizione. QS0 a questo punto si calcolerà come meno circuitazione dei flussi QB lungo DS su la diciamo, circuitazione di DS, che praticamente sarà il perimetro della nostra superficie a goccia. Quindi di qui otterremo meno Q12B per L12 più Q31B per L31, perché sono gli unici flussi QB che abbiamo calcolato, fratto il perimetro e quindi sarà L31 più L12 più L32, però L32 è intesa la lunghezza della circonferenza. Ovviamente L31 si può calcolare semplicemente considerando che questo qui all'interno è un triangolo rettangolo e possiamo fare semplicemente la radice quadrata per trovare l'ipotenusa. Facendo questi calcoli, ricordando dunque alcune piccole notazioni geometriche, veniamo a conoscenza che QS0 è meno 18,23 newton su millimetro. A questo punto, una volta conosciuto QS0, dobbiamo ricalcolare i nostri flussi Q12, perché ricordate che Q12 ad esempio era dato da Q12B più QS0. A questo punto Q12 è 25 newton su millimetro. QS0 l'abbiamo calcolato adesso e otterremo dunque un Q12 effettivo di 6,77 newton su millimetro, che sarà uguale anche a Q31, mentre QS0 sarà uguale a meno 18,23 newton su millimetro. Ciò significa che questo Q23 va invertito, cioè non è in senso antiorario, ma sarà in senso orario. Quindi Q23 è diretto così. Ovviamente qui possiamo continuare il nostro calcolino per trovare ad esempio l'ascissa del centro di taglio, ma poco ci interessa. In questo caso però possiamo concludere, visto che stiamo facendo il calcolo, da qui posso cambiare segno da meno a più, quindi meno. Attenzione che poi a questo punto questa Q23 andrà presa con il segno. E quindi verrà praticamente xi, che è la distanza lungo x del centro di taglio, sarà uguale a meno Q23 per due volte l'area di Bred su
SY meno XG. Ovviamente QD3 negativo con questo meno davanti diventa positivo e quindi la distanza finale che troviamo è di 139,52 mm. Che significa? Significa che Xi si trova a 139,52 mm a destra dell'asse YG. Fatto questo, è calcolato quindi il contributo dei flussi dovuti al momento torcente all'interno della sezione chiusa, dobbiamo solo calcolare invece il contributo dato dal momento flettente. In questo caso, anche qui dovremmo utilizzare quelle famose formulette per cui vi rinvito ancora una volta a rivedere ovviamente il video precedente a questo dove sono spiegate tutte le formule da usare in questo frangente, troveremo che dobbiamo usare queste formulette qui. Dobbiamo, per valutare le sigma, questo serve per valutare le sigma, queste formulette qui, avremo bisogno di questi due tipi di contributi, ricordando che mx è un momento positivo e quindi va riportato positivo all'interno di queste, diciamo, denominatori, e ricordando ovviamente i momenti di inerzia e centrifughi calcolati precedentemente sono gli stessi, non cambiano. Per x si intende la distanza della singola soletta che ha rispetto all'asse xg, quindi scusate, rispetto al baricentro vista su x, quindi sarà sempre la famosa distanza, ad esempio questa per la soletta 1, questa per la soletta 3 e questa per la soletta 2, mentre per y è la distanza appunto dall'asse neutro che sarebbe yg, quindi per 1 sarà questa qua, per 3 sarà questa. E per 2 ovviamente sarà quella la stessa di 1. Se facciamo i calcoli, possiamo ricavare ad esempio sigma 1, facciamo mostrare ad esempio un calcolo come fare, sigma 1 sarà uguale queste, diciamo così, queste tra parentesi, se le andate a calcolare ritroverete che saranno meno 0,313, ovviamente unità di misura, per x. E l'altra parentesi invece dovrà venire più 1,24, l'unità di misura che non metto giusto per essere veloci, per una certa y. Se dobbiamo fare la sigma 1, quindi dobbiamo vedere sigma 1 sarà questa x chi è? Abbiamo detto che è praticamente questa distanza qua, quindi sarà meno xg, quindi sarà questo valore per meno xg più questo valore per meno yg. Se facciamo i calcoli, quindi ci verrà un valore di circa 0,769 newton su millimetro al quadrato. Se facciamo la sigma 2 sarà sempre questo valore qui, meno 0,313 per la sua unità di misura. Vediamo 2 che distanza ha rispetto a x. Abbiamo detto che questa distanza qui, e quindi sarà 400 mm meno xg più questo valore, per la distanza che 2 dà A dall'asse neutro, che sarà ancora una volta meno YG, e avremo una sigma 2 di meno 124,44 newton su millimetro al quadrato. A questo punto, se facciamo invece per la sigma 3, sempre alla stessa maniera, sigma 3 lungo l'asse delle X avrà ancora una volta 400 meno XG, più lungo l'asse delle Y invece avrà 200 meno YG come distanza, e sarà di positiva è pari a 123,671 newton su millimetro al quadrato. Ora, il check da fare per questi tre valori, per cui sigma 1 è, possiamo dire, tesa perché è positiva, quindi la soletta 1 è tesa, la soletta 2 è compressa perché è negativa, la soletta 3 è tesa perché è positiva. Quello che dobbiamo verificare è che lo sforzo normale totale lungo tutta la trave in una sezione ad esempio non sec, diciamo, non ha elementi concentrati, sappiamo che questo sforzo normale quando è vincolato deve essere identicamente nullo, quindi con i che va da 1 a n della sommatoria delle sigma i per a con i, con a con i intese le variabili delle varie solette. Ma se facciamo semplicemente la sommatoria, visto che a con i è la stessa, possiamo portarla fuori o moltiplicare questa sommatoria per 3 per 10 alla terza. Se ci concentriamo semplicemente sulla sommatoria delle sigma con i, è questa che deve essere praticamente uguale a 0, perché a con i ovviamente sarà un valore sempre diverso da 0.
E appunto, se facciamo la somma di queste tre sigma, vediamo appunto che questo check qui ritorna. E pertanto, nella invece sezione sec, dobbiamo dirci che la sommatoria con i che va da 1 ad n, quindi lo sforzo normale prodotto dalle singole solette, deve essere uguale alla sommatoria di i che va da 1 ad n dell'integrale esteso ad s, quindi diciamo alla lunghezza dei vari tratti, di sigma con i per lo spessore t per d con s. Ma essendo che lo spessore t è molto piccolo e in generale che t per d con s sarà l'area di A, allora questo possiamo scrivere come sommatoria di i che va da 1 ad n dell'integrale su s, su A scusate, in questo caso di sigma i per d A con A. A questo punto posso portare fuori dall'integrale ciò che non dipende dall'integrale, quindi avere sommatoria di i che va da 1 ad n, in questo caso a 3, mettiamo 3 perché sono 3 le solette, di sigma con i integrale sull'area di dA con A. E ovviamente la sommatoria di queste sigma mi, di sigma i abbiamo scoperto dopo aver fatto il calcolo praticamente è pari a 0, allora tutto questo è pari a 0, quindi la sommatoria di tutti gli sforzi complessivi normali generati dalle solette lungo la trave è pari a 0, perché per le strutture ad elementi concentrati abbiamo un fenomeno che è il fenomeno di warping, cosa che nelle invece strutture che non sono ad elementi concentrati, come ad esempio le strutture che presentano uno spessore non trascurabile e che quindi rispettano la teoria del De Saint Venant, hanno questo fenomeno di warping che possiamo dire fuoriuscita della sezione dalla, diciamo, come se fosse l'ingobbamento del taglio, passatemi questo termine, cioè la sezione fuoriesce dal proprio piano, quindi le sezioni non si mantengono più rette. Nelle sezioni sec c'è appunto questa problematica del warping, cosa che nelle sezioni non sec non c'è, cioè quelle che rispettano la teoria del De Saint Venant hanno un warping davvero molto molto piccolo perché le si intende infinitamente, diciamo, rigide. Invece queste strutture, specialmente quelle strutture aeronautiche, sono strutture che non sono infinitamente rigide ma sono deformabili. E allora per evitare che succeda questo fenomeno di warping, quindi che le sezioni non sono più rette e quindi ci sia una fuoriuscita delle sezioni dal proprio piano, un ingobbamento, si fa sì che debba essere che lo sforzo normale totale complessivo lungo la trave debba essere uguale a 0, che questo sforzo normale per l'appunto non produca un momento flettente, per l'appunto essendo uguale a 0, non essendoci sforzo normale, questo sforzo, non ci sarà nessun momento flettente provocato da un qualsivoglia sforzo normale, ma c'è solo un momento flettente provocato dalla forza ovviamente che vi era all'estremità, perché diciamo questo esercizio si completava dicendo che all'estremità dell'apertura alare c'era una forza che appunto generava un momento flettente pari ad mx. E dunque questi tipi di strutture qui debbono avere questa peculiarità, quindi sforzo normale pari a zero, diciamo quindi quanto siamo più vicini, dovremmo, per studiare queste strutture dovremmo essere più lontani, fra virgolette, dal vincolo. Oppure dovremmo avere quattro solette per evitare questo warping, o in generale se abbiamo strutture chiuse che hanno però anche un numero non uguale a quattro solette, ma che in generale rispettano diciamo, questa nozione per cui lo sforzo normale, la sommatoria dei singoli sforzi normali date dalle solette è pari a zero, allora siamo sicuri che questa soletta non subirà nessun fenomeno di warping, o almeno subirà un piccolissimo, poco accentuato di questo fenomeno, tale da però non pregiudicare la struttura stessa, e quindi non vi è nessuna fuoriuscita delle sezioni dal piano. Quindi, detto questo, abbiamo studiato praticamente, ovviamente poi questa va ampliato un pochino il discorso del warping, eccetera, eccetera. Ovviamente vi rimando anche a libri di testo dove magari lì sicuramente è spiegato molto meglio. Il fenomeno di warping è un fenomeno anche abbastanza molto complesso. Però diciamo che ci accontentiamo che per questi tipi di strutture, perché assorbano anche il momento torcente, c'è bisogno che siano vincolate e che lo sforzo normale sia quello totale sia uguale a 0, e ovviamente, o in particolare, che più si allontani dall'incastro, meglio è.
Però, diciamo, in questo caso abbiamo visto che anche stando vicino all'incastro, la nostra struttura non presenta alcun tipo di fenomeno di warping. Detto questo, quindi stavo dicendo, l'esercizio finisce qui. Sono stato un pochino veloce perché altrimenti già il video è uscito lungo, non volevo essere più noioso di quello che già è questo video. Quindi, ricapitolando cosa abbiamo fatto, abbiamo calcolato gli sforzi. Scusate, i flussi di taglio dovuti allo sforzo RB, quindi al taglio RB, vedete? L'SY c'era un SY all'estremità e un RB all'incastro che è stata la nostra RB, cioè la nostra forza tagliante sulla sezione di incastro che ci ha portato a calcolare i flussi di taglio dovuti ad essa, dovuti al momento torcente nella sezione chiusa, che sarebbe l'ultima sezione che vedete sopra, quella all'estrema destra, dove c'è appunto scritto QS0, che abbiamo calcolato con un piccolo espediente, cioè andandoci a calcolare praticamente la posizione lungo X del centro di taglio, perché noi sappiamo che se spostiamo il taglio dal punto in cui è applicato, cioè da 1 a CT, questo taglio può essere spostato su CT a patto che venga applicato un momento di trasporto. Il momento di trasporto coincide proprio con il momento torcente. Se allora è vero questo, se ci fate un momento caso, questa qui, questa che vedete qui, non è nient'altro che, fra virgolette, la formula di Bread, che magari qualcuno conosce nelle vesti di QT, è uguale a momento torcente su 2 volte l'area di Bread. Questo è il momento torcente, questa è l'area di Bread, ed ecco, l'abbiamo trovato. Infatti, nelle sezioni chiuse, anche se sono ad elementi concentrati, rispettano, ed infatti l'abbiamo provato, la teoria di Bread. Quindi i flussi da momento torcente sono assorbiti come dettava Bread. Quindi con questo piccolo espediente furbo ci siamo calcolati i flussi dovuti al momento torcente, possiamo dire QT, che sono meno 18,3 Nm. Abbiamo riorientato il flusso Q2-3 perché ci usciva appunto negativo, mentre Q3-1 e Q1-2 restano positivi e quindi restano in questa maniera, cioè come l'abbiamo ipotizzati all'inizio, ma con un valore effettivo di 6,77 newton sul millimetro e l'altro ancora 6,77 newton millimetro. Ovviamente, quando abbiamo portato la forza nel centro di taglio, ci siamo detti anche che l'angolo di torsione unitaria debba essere uguale a 0. Sto facendo questo recap perché, ovviamente, giusto per essere chiari. Poi siamo passati al momento flottente, ci siamo calcolati lo sforzo normale dovuto appunto all'applicazione di questo momento flettente, ricordando sempre che la sezione non simmetrica bisogna calcolare, vedete, questi due contributi e bisogna considerare il momento flettente positivo. Infine, ci siamo calcolati le sigma relative ad ogni soletta, abbiamo visto quali sono le solette tese e quali sono le solette compresse e ci siamo detti che questa sezione, perché non abbia fenomeno di warping, c'è bisogno che la somma di queste sigma sia uguale a 0, di modo che lo sforzo normale complessivo lungo la trave sia 0 e quindi non generi momento flettente e non generi quindi quel fenomeno di warping. E dunque l'abbiamo verificato e ci siamo resi conto attraverso questa piccola, diciamo, piccoli passaggi matematici che effettivamente quello che abbiamo calcolato è vero. Ed è così ed è finito l'esercizio, ed è finita anche la ricapitolazione. Perdonatemi se l'esercizio è uscito molto lungo, ma ci tenevo ad essere chiaro il più possibile, onde evitare di dire o fare cose sbagliate. Detto questo, ci vediamo in un prossimo video, sempre su questi tipi di profili, però ne faremo uno simmetrico, che sarà molto molto più semplice di questo, meno calcoli da fare. Ma i ragionamenti saranno sempre gli stessi, quindi al prossimo video.